Allora, direi che possiamo cominciare. Innanzitutto, buongiorno a tutti, vi ringrazio di partecipare a questo webinar. Io sono Paolo Cremonesi, qualcuno di voi mi conosce, mi occupo della parte di prevendita di AudioCodes. Abbiamo collegato anche Massimiliano Dona di Sintel. Buongiorno a tutti quanti. Una breve nota, diciamo, operativa. Io direi le domande le teniamo poi alla fine, per cui considerate che naturalmente io non vi posso sentire, per cui quando poi apriremo, diciamo, la sessione di domande, scrivete, io o Massimiliano o tutte e due provvederemo a rispondervi. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di analizzare quelli che possono essere gli scenari nelle soluzioni Microsoft, per cui la soluzione Link, che adesso ha preso il nuovo nome di Skype for Business, e nelle varie, diciamo, modalità, nei vari scenari di topologia, come AudioCodes può aiutarvi a trovare la soluzione migliore. Io non, scusate, sto provando ad andare avanti con le slide, ma ho qualche problema, vediamo se adesso riesco. Ok, allora, brevemente, proprio due parole su AudioCodes. AudioCodes è un'azienda che nasce poco più di 20 anni fa, è un'azienda israeliana con quartiere generale in Tel Aviv. Noi partiamo, come vi dicevo, dalla produzione proprio di microchip, per cui i famosi DSP, ovvero gli elementi che servono poi a gestire le componenti voci nel mondo VoIP, vengono costruiti tuttora da AudioCodes e tuttora utilizzati anche da altri brand. AudioCodes come azienda è un'azienda medio-piccola, siamo circa 600 persone con una grossa percentuale, circa 400 persone, che si occupano della parte di R&D. Per cui dal punto di vista, se volete, del livello di sviluppo di tecnologia, AudioCodes si pone come leader di mercato. Dal punto di vista... Ho sbagliato, scusate, qui... AudioCodes è presente in tutto il mondo con una copertura ovviamente globale e il nostro modello di vendita è basato sul distributore, come in questo caso Sintel. Dal punto di vista della famiglia di prodotti, partiamo, se volete, dalla parte all'estrema vostra sinistra. Abbiamo degli apparati che sono ATA, per cui là dove io devo collegare dei dispositivi analogici, per cui FXS, quindi fax, allarmi, apri, cancello, qualunque cosa sia ancora analogica, per poterla convertire nel mondo IP. Abbiamo poi una parte di telefoni. I telefoni, poi vedremo, in ambienti di infrastruttura Microsoft, i telefoni rivestono un ruolo fondamentale, anche perché i telefoni standard SIP non possono funzionare. Abbiamo poi la famiglia di prodotti che vedete nella parte centrale, quindi quelli denominati MSBR, SBC e Gateway. Sostanzialmente, la differenza è che il Gateway è un apparato che serve laddove io ho un'infrastruttura IP che si collega verso un operatore tradizionale, per cui linee telefoniche tradizionali. La stessa macchina può diventare un SBC, ovvero quando io ho da collegare due soggetti che parlano in IP, quindi ancora una volta un IPPBX, Microsoft Link, un Asterisk, quello che volete voi, ma collegati verso un operatore SIP, oppure quando io devo, ed è una cosa che succede molto frequentemente, collegare un IPPBX con un altro elemento, per cui io in casa ho già un Asterisk, acquisto la soluzione di Microsoft, devo far parlare due elementi tra di loro. La dicitura che vedete MSBR significa che lo stesso apparato può avere anche la parte dati attiva. Quando dico parte dati intendo il modem integrato XDSL e tutta la gestione dei dati, per cui l'equivalente, se volete, di quello che fa normalmente un router dati. La soluzione SBC vedete che è disponibile anche come prodotto software, quindi in versione virtuale, per cui su tutti gli ambienti virtuali o in versione software. L'ultima colonna che voi vedete è quella legata a una parte di applicazioni. Applicazioni perché? Perché AudioCodes ha sviluppato dei software 100% AudioCodes che vanno, se volete, ad affiancare la soluzione di Microsoft, in alcuni casi a colmare qualche piccola lacuna che Microsoft ancora ha nel mondo, diciamo, della telefonia. La prima che vedete, SmartTap, è una soluzione di registrazione della chiamata. Abbiamo poi una soluzione di VR, un fax server e Campus Mobility. Campus Mobility è una soluzione interessante della quale parleremo a breve.
arriviamo a questo punto a parlare di Skype for Business, quindi da adesso Link, Skype for Business, insomma, sono equivalenti. Il programma di audio con One Voice cosa significa? Significa che l'idea è quella che nel momento in cui voi avete un cliente sul quale dovete fare un deployment di un'infrastruttura Microsoft, AudioCodes si pone come ad oggi l'unico vendor in grado di darvi tutto, quindi hardware, software e servizi professionali. Qui vedete nella slide che arriva un dettaglio, diciamo la parte azzurra è la parte di connettività, per cui connettività tradizionale, connettività SIP, quindi, e connettività verso IPVX legacy, per cui eventuali PBX che voi avete già in casa dal cliente. La parte arancione che vedete in basso sono le applicazioni delle quali vi ho parlato poco fa. La parte Voice Quality Monitoring serve per andare poi a valutare quello che è l'impatto dell'infrastruttura in una rete IP, perché noi, un elemento importante è che noi andiamo a aggiungere la voce a una rete che normalmente è progettata per fare dati. Abbiamo poi la parte viola, ovvero Survival Branch Appliance, che altro non è che la soluzione di sopravvivenza locale di Microsoft e i telefoni, come abbiamo già detto, più tutta una parte ovviamente di servizi professionali. I telefoni, come vi dicevo prima, voi un telefono standard SIP, per cui che sia esso un telefono fisico o un telefono software, non potrà mai lavorare con un'infrastruttura Microsoft, perché ci sono delle peculiarità a livello di flusso RTP e a livello di segnalazione. Quindi la soluzione è quella di avere un telefono che è Link compatibile, ovvero un telefono che è progettato con un firmware ad hoc per l'infrastruttura Microsoft. Se voi andate poi a vedere sul portale di Microsoft, vedrete che telefoni certificati, ad oggi c'è AudioCodes, c'è Polycom e sta arrivando anche IA-Link, ovviamente con grandi differenze uno rispetto all'altro. Il vantaggio di questi apparati è che integrano il codec Silk, che come sapete è il codec che viene utilizzato dalla nuova piattaforma Sky for Business. Sono telefoni che sono in grado di garantirvi la funzionalità di direttore segretaria, che normalmente è una funzionalità utile e utilizzata nel mondo tradizionale, ma sottovalutata nel mondo IP. Il provisioning di questi telefoni ovviamente può essere fatto direttamente dalla piattaforma Microsoft. Il telefono integra ovviamente lo stato di presenza di Microsoft Sky for Business. Quello che vedete in basso a sinistra, che si chiama Better Together, è la possibilità di pilotare il telefono dal client sul PC. Quindi quello che una volta era chiamato il Remote Call Control vi dà la possibilità, per cui, di accedere al client, quindi alla rubrica, quindi a tutto quello che volete, e poi nel momento in cui generate una chiamata, la chiamata parte dal telefono. Arriviamo agli scenari di implementazione. Allora, lo scenario di implementazione potrebbe essere questo che vedete, che è il tipico scenario molto semplificato di quello che è una sede principale di un'azienda, dove voi avete alla vostra sinistra tutta l'infrastruttura Skype for Business, per cui tutti i ruoli che vi servono, per cui front-end, mediation, edge server, tutti i ruoli di Microsoft. Avete i vostri endpoint, che possono essere chiaramente telefoni fisici, possono essere client sul PC, ma possono essere anche client su mobili, per cui sulle piattaforme cellulari. La connettività che vedete in fondo a destra può essere ovviamente sia di tipologia tradizionale, per cui l'operatore telco tradizionale, piuttosto che una connettività di tipo SIP trunking. In questo caso voi avete l'apparato audio, che ovviamente potrà lavorare o come gateway laddove ho una connettività PSTN o SBC se ho una connettività di tipo SIP. Chiaramente la macchina può lavorare in ibrido, cosa vuol dire? Che voi potreste avere, per qualunque esigenza, la possibilità di avere una connettività verso un mondo PSTN e una verso SIP. Questo può essere per un discorso di least cost routing, per cui io so che l'operatore tradizionale mi fa pagare tanto per le chiamate intercontinentali, magari mi fa pagare meno un operatore di tipo SIP, per cui la macchina AudioCodes verrà istruita per ruotare il traffico sulle varie direttrici. Ovviamente, come dicevamo all'inizio, esiste ancora un mondo analogico, anche se per Microsoft il mondo analogico è morto, in realtà non lo è.
spesso e volentieri noi troviamo comunque degli apparati fax. La macchina audio ha delle porte analogiche a bordo, delle porte FXS sulle quali voi potreste attestare gli apparati fax. Allora, in un ambiente invece Office 365, che è quello verso il quale si tende, ovvero voi andate a sottoscrivere un abbonamento con Microsoft e avete tutto nel cloud, per cui voi avete SharePoint nel cloud, voi avete Exchange nel cloud, voi avete Link, Skype for Business nel cloud. In realtà questo tipo di soluzione non vi consentirebbe di avere la voce, quindi quello che vedete in questa slide, poi dopo lo analizzeremo meglio in dettaglio. Audicos ha una soluzione che vi permette comunque di garantire l'enterprise voice, per cui abilitarvi alla voce, anche in scenari dove la connettività è verso un mondo Office 365. Quello che vedete adesso è in realtà uno scenario tipico di un branch, dove a sinistra noi abbiamo tutta l'architettura che abbiamo visto prima della sede principale, abbiamo una connessione tramite una WAN, un MPLS, comunque una rete privata. E poi abbiamo il branch dove, che avrà ovviamente la sua connettività locale, perché le chiamate tendono ovviamente ad uscire, la sede di Milano uscirà su Milano, la sede di Roma uscirà su Roma, e ancora una volta voi avrete un apparato Audicod che oltre alle funzionalità di gateway, oltre alle funzionalità di SBC, avrà anche la funzionalità SBA, ovvero sarà in grado di sopravvivere ad eventuali fault sulla parte WAN. Come applicazioni, vi avevo fatto vedere prima qualcosa, qui andiamo un attimino più nel dettaglio. Il primo prodotto che vedete, SmartApp, è un software, anche questo può essere ovviamente virtualizzato, che viene utilizzato per la registrazione audio delle chiamate. Per cui là dove abbiamo un cliente che deve registrare le telefonate perché vende contratti, vende assicurazioni, numeri di emergenza, polizia, carabinieri, insomma, là dove voi avete bisogno di registrare il contenuto audio della chiamata, la soluzione certificata con Microsoft è SmartApp. Il secondo prodotto che vedete è un IVR, un attendant del quale poi parlerò un attimino più di dettaglio. La terza soluzione è la soluzione di Campus Mobility. Campus Mobility che cosa vuol dire? Voi, là dove un cliente ha una piattaforma DECT, una piattaforma IP DECT, ancora una volta l'IP DECT non può parlare con Microsoft, per cui Audiocode ha sviluppato questo software che si pone, diciamo, in mezzo tra Microsoft e il controller della piattaforma IP DECT e vi rende di fatto tutta la rete IP DECT visibile e gestita da Microsoft Link. L'ultimo elemento è un fax server, per cui molto semplicemente un software che vi permette di fare fax to mail e mail to fax. La parte di auto attendant, vedete che graficamente è molto semplice da configurare. E rispetto a quello che vi può dare, diciamo così, il response group di Microsoft, vi dà qualche cosa di più. Qui vedete qualche dettaglio, in realtà la parte importante è il numero di livelli che potete avere con Microsoft, sono solamente due, con Audioco sono sostanzialmente limitati, la possibilità di cambiare la lingua dei messaggi nel momento in cui io ricevo una chiamata dall'estero, io catturo il numero, analizzo il prefisso, se è una chiamata dall'Inghilterra potrei mandare dei messaggi di benvenuto in inglese piuttosto che in francese o quello che volete. Altro vantaggio di questo software è che noi lo precarichiamo sulle macchine anche dei branch, questo vuol dire che se un branch rimane isolato continua comunque ad avere attivo il suo IVR. Come vi dicevo, la soluzione invece di Campus Mobility è quella che vi permette di gestire, qui vedete una serie di brand, quindi Ascom, Gigaset, Astra, comunque ce ne sono tanti altri, quindi in realtà è una soluzione che vi permette di adattare tutte le piattaforme di IP DECT, ma anche quelli che sono i telefoni SIP standard, per cui avete un cliente che deve migrare da un'infrastruttura, che so io, Cisco, con 2000 telefoni. Ovviamente magari l'impatto che possono avere 2000 apparati da sostituire potrebbe essere importante. A questo punto, con questa soluzione voi potreste salvare, per cui continuare ad utilizzare i telefoni esistenti, questa volta però registrati e gestiti dall'infrastruttura Microsoft. Dal punto di vista invece dell'integrazione nel sistema di management SCOM, Audiocos ha un plugin tale per cui all'interno di Microsoft SCOM, che è il sistema di
di gestione, quindi di monitoring di Microsoft, voi potete, è garantito comunque la possibilità di visualizzare, monitorare e controllare anche tutta la famiglia di apparati audio. La soluzione OneBox 365, che adesso cambierà nome e diventerà Cloud Bond, è la soluzione che Audiocos ha pensato per realtà con Office 365. Quindi, come vi dicevo prima, là dove io ho un cliente con Office 365, io non potrò utilizzare la voce, non, se non localmente, ovvero tra di noi, nella nostra azienda ci possiamo chiamare, ma noi non potremo mai chiamare verso l'esterno e dall'esterno non ci potranno chiamare. Per risolvere questo problema, Audiocos ha sviluppato insieme a Microsoft questo prodotto, Audiocos OneBox, che in realtà è sostanzialmente vi dà tutto quello che vedete in, questo, in questa slide. Per cui, integrato a bordo dell'oggetto, voi avete tutti i ruoli di Skype for Business che vi servono per attivare la voce, quindi il front-end, il mediation, il monitoring server, l'edge server, tutta una serie di tool che vi consentono di sincronizzare il mondo, diciamo, Office 365, per cui il mondo cloud, con quello che è il mondo del domain controller locale del vostro cliente, e poi ovviamente tutte le funzionalità che avete visto prima, per cui di gateway e di SBC. Dal punto di vista della famiglia di prodotti, noi abbiamo il primo prodotto che va fino a 200 utenti, poi a salire sono soluzioni server based, quindi andando a vedere nel dettaglio che cosa vi può dare per ad esempio la soluzione standard edition, vedete che altro non è che il Mediant 800, per cui un gateway, dove voi avete oltre a tutti i ruoli di link, quindi link Skype for Business è la stessa cosa come dicevamo prima, avete anche le varie configurazioni per poter avere porte analogiche, porte BRI, porte primarie, ed eventualmente anche connettività SBC. La famiglia di prodotti più grossa ovviamente non ha più le componenti voce, ha solamente la componente SBC, ma ha a bordo la possibilità di avere una macchina virtuale per ospitare eventualmente applicazioni vostre che volete aggiungere. Il vantaggio ovviamente di questa soluzione è che noi abbiamo un deployment molto rapido, perché non dobbiamo più andare a creare un ambiente virtuale, per cui mettere in piedi tutta la batteria di server per l'ambiente virtuale, per le macchine che servono per Skype for Business. Nei branch ovviamente la macchina va in piedi immediatamente, e laddove voi avete necessità anche di fare il POC, no? La classica prova che viene fatta, potete sostanzialmente arrivare in casa cliente con un singolo oggetto, quindi non avete poi bisogno di, e anche tutta la gestione, se volete, della parte Skype for Business è comunque demandata ad Audiocos. Standard Edition, come vi dicevo, ha all'interno, noi abbiamo sviluppato una GUI che volta sempre soprattutto a facilitare la gestione degli utenti. Mentre tutta la parte ovviamente di voice policy, routing e quant'altro è lasciata comunque all'interno del link control panel, per cui per chi ha esperienza su link è inutile che noi andiamo a sviluppare un'interfaccia nuova quando esiste già, per cui all'interno della famiglia di prodotti OneBox voi troverete comunque l'accesso al link control panel tradizionale. Ovviamente utenti che sono prettamente online, come vi dicevo prima, non possono fare nulla di telefonico, utenti che sono invece attestati sulla soluzione Audiocos hanno la funzionalità totale di connettività verso il mondo PSTN, per cui tutte quelle che sono le funzionalità telefoniche. Qui vedete tornare una slide che abbiamo visto all'inizio, e qui a questo punto è più chiaro il concetto. Quello che vedete in basso è il mondo cliente, per cui telefoni, fax e Active Directory, quello che vedete in alto, Office 365, è il cloud. All'interno dell'apparato OneBox voi avrete tutta la parte link e, come vedete, all'estrema destra tutta una parte di sincronizzazione per poter sincronizzare l'Active Directory del cliente con l'Active Directory che esiste nel cloud. Ovviamente la modalità di alta affidabilità è il pool pairing e non è l'HA. Qui c'è una sostanziale differenza, perché l'HA per definizione di Microsoft prevede che ci siano tre front end.
In questo caso noi, come potete immaginare, ne abbiamo due e pur avendo spazio mettere un altro front-end su una delle due macchine non avrebbe senso. Per cui la soluzione che voi potete mettere in campo e nel 90% dei casi è più che sufficiente, non è HA ma è Apple Pay. Altra differenza, se volete, è che in uno scenario di pull pairing, in caso di emergenza, le chiamate inattive cadono e è necessario un intervento manuale. Nello scenario invece HA, le chiamate attive ovviamente restano tali e non es ed è tutto in maniera automatica. Però vi dico che nel 99% dei casi questo tipo di scenario è più che sufficiente. Questa slide che vedete l'abbiamo voluta aggiungere insieme a Massimiliano per cercare di fare chiarezza su quelli che sono i messaggi che stanno arrivando in questo momento da Microsoft. Ora, il primo scenario che voi vedete, quindi quello all'estrema sinistra, è quello tradizionale, ovvero voi avete tutta l'infrastruttura Skype for Business on-premise e vi collegate verso un operatore telefonico. La seconda architettura ibrida è quella che invece abbiamo visto poco fa, ovvero io ho un abbonamento a Office 365, ma la gestione degli utenti Skype for Business è on-premise, quindi con la soluzione che avete visto poco fa, OneBox. Questo vuol dire che io continuo ad avere la mia connettività con il provider locale e ho la funzionalità totale delle feature di un PBX. La terza soluzione che vedete, che è quella che sta cominciando a partire all'estero, in alcuni paesi è già partita, in Italia partirà a breve, è una soluzione dove gli utenti a questo punto saranno registrati direttamente nel cloud, ma la connettività telefonica deve necessariamente essere locale, per cui voi avrete una soluzione banalmente di hosted, di Centrex, cioè tutti gli utenti si registreranno nel cloud, ma avrete comunque bisogno e la necessità di avere un gateway, un SBC, comunque un device locale per gestire la parte telefonica. L'ultimo scenario invece che vedete, Cloud PBX, con la PSTN, è quello che Microsoft ha annunciato negli Stati Uniti a breve, ma che realisticamente in Italia forse non arriverà mai, ovvero in questo caso sarà tutto nel cloud, comprese le linee telefoniche. Voi che avete esperienza capite bene che questo porterebbe Microsoft a diventare un operatore telefonico, cosa che in Italia è sostanzialmente, non dico impossibile, ma molto complesso. Questo perché abbiamo in Italia una serie di leggi, di regolamentazioni e poi provate a pensare anche al discorso del 112, per cui se io faccio un numero di emergenza dalla sede di Milano e il cloud di Microsoft ce l'ho a Roma, è impensabile che mi esca una chiamata verso la stazione, diciamo così, di polizia di Roma e non quella di Milano. Quindi, per vostra informazione, i primi due scenari sono assolutamente già disponibili, il terzo lo sarà a breve, il quarto, realisticamente in Italia forse non lo sarà mai. Parlando invece di sopravvivenza in architetture Skype for Business, noi abbiamo diverse possibilità. La prima possibilità è quella che abbiamo già analizzato, quindi alta affidabilità, per cui noi dobbiamo banalmente duplicare o addirittura triplicare tutta l'infrastruttura Microsoft e garantiamo la soluzione. Questo è un'architettura ovviamente top e per cui anche in termini, se volete, economici ha un impatto molto pesante e molto significativo. Quindi tipicamente viene utilizzata laddove io ho un numero di utenti elevato delle aziende molto grosse. La realtà invece più vicina a noi, all'Italia, è quella del Survival Branch Appliance, quindi SBA, quella che vedete diciamo a sinistra, ovvero in questo caso voi in caso di emergenza non avete la full funzionalità di Skype for Business, ma comunque vi è garantita la parte telefonica. Tuttavia anche questa soluzione prevede che ci sia localmente un appliance, quindi la macchina che avete visto prima con a bordo SBA, per cui un'istanza di link di Skype for Business, scusate, molto limitata, ma che comunque vi introduce un costo perché? Perché banalmente avete bisogno di un server integrato. Considerate che SBA non è una soluzione disponibile come software, come virtual machine, quindi deve necessariamente stare dentro un appliance.
La soluzione pool pairing, ne abbiamo parlato prima. L'ultima soluzione che voi vedete, ovvero l'ultima domanda che noi ci siamo fatti, è: ma se io ho dei piccoli uffici, immaginate magari un cliente che più che uffici ha dei negozi, per cui magari ha 20, 30, 50, 100 negozi dove ha pochissimi utenti. Allora, la soluzione di SBA, come vi dicevo, è impensabile per una questione di costi. Per cui, come si può fare a garantire la sopravvivenza anche in questo caso? Questo è quindi a questa domanda risponderemo a brevissimo. Qui vedete quello che è il paragone, quando noi andiamo a utilizzare SBA, che cosa abbiamo a disposizione quando abbiamo un problema sulla WAN. Per cui noi perdiamo la connettività con lo Skype for Business centrale, per cui noi che cosa possiamo fare? Si attiva la componente SBA, noi continuiamo ad avere attive le funzionalità di telefonata, per cui possiamo chiamare, possiamo ricevere chiamate, possiamo fare delle trasferte, insomma tutto ciò che è telefonico lo possiamo fare, ma dal punto di vista, se volete, della parte di Unified Communication, io a quel punto potrò ovviamente chattare solamente con gli utenti locali, per cui sostanzialmente vado un pochino a perdere quello che è il collegamento con la sede primaria, ma sostanzialmente SBA è un'ottima soluzione in termini di sopravvivenza. Come vi dicevo prima, lo svantaggio è SBA prevede che ci sia comunque on-site un appliance. Scusate, non sta andando avanti la. Ok. Una possibile alternativa, anziché mettere SBA, io mi metto la soluzione di Onebox, quindi quella che avete visto prima. Ora, avere la soluzione di Onebox vi garantisce la funzionalità totale perché noi banalmente abbiamo un full link on-premise. Questo vi dà anche la possibilità che comunque di risparmiare sulla banda, perché io qualunque cosa faccio in termini di audioconferenza, videoconferenza, sharing di contenuti, avendo tutto localmente, io non vado a viaggiare continuamente sulla parte WAN. Lo svantaggio ovviamente di questa soluzione, ancora una volta, è un discorso economico, perché a quel punto io in ogni sito avrò un full link, per cui se volete anche in termini di licensing, io avrò una licenza link server, Skype for Business Server per ogni branch office, per cui diventa una soluzione, se volete, esageratamente onerosa. Chiaramente la parte positiva è che io in caso di problemi ho tutto, per cui è tutto attivo. La soluzione invece che noi abbiamo pensato, abbiamo studiato ed è attualmente disponibile per i piccoli siti, piccoli negozi, le piccole aziende, è una soluzione che si chiama OVR, One Voice Resiliency, ovvero noi andiamo a far sopravvivere il telefono direttamente gestendo la sua registrazione all'interno della componente audio, senza bisogno di server integrati, per cui dimentichiamoci Onebox, dimentichiamoci SBA. Ovviamente è una soluzione che funziona solo con i telefoni audio e in termini economici. Voi capite immediatamente che voi avete la possibilità di garantire sopravvivenza praticamente a costo nullo, se non quello che è, se volete, l'attività di configurazione di questa funzionalità. Chiaramente, questa soluzione, in caso di problemi sulla WAN, vi fa sopravvivere solo e solamente i telefoni, per cui il client sul PC non funzionerà più, quindi non potrete più avere chat, non potrete più avere sharing dei contenuti, però sostanzialmente, dal punto di vista telefonico, sarà la componente AudioCodes che attiverà questo meccanismo di OVR, tale per cui voi avrete comunque la possibilità di fare e ricevere telefonate senza nessuna difficoltà. Quindi, questi, se volete, sono un po' i diversi scenari di sopravvivenza che possiamo garantire in ambienti Skype for Business, ovviamente con i pro e i contro legati in termini di funzionalità da una parte e aspetto economico dall'altra. Allora, scusate, sto cercando di andare avanti. Qui, allora, io forse sono stato un po' veloce, ma volevo cercare di stare nei tempi. Quindi, diciamo, se adesso avete domande, potete scriverle, poi vedremo appunto di rispondervi. Qui comunque in questa slide voi vedete quello che è poi il programma dei webinar che verranno fatti Sì. poi nelle prossime date. Magari lascio la parola a Massimiliano che vi spiega un pochino meglio questo dettaglio. Nel frattempo, se avete domande, sentitevi liberi di scriverle.
Sì, ti ringrazio Paolo. Come Sintel stiamo organizzando in sinergia con AudioCodes una serie di sessioni webinar per il futuro, ovviamente. Qui abbiamo una tabella dove sono già riportate alcune date dove per la parte del 2016 devono anche ancora essere fissate l'esatto giorno. Comunque sia, avremo una serie di appuntamenti cercando sempre di tenerle sempre più presenti proprio per cercare di farvi arrivare tutte le novità, tutte le informazioni relative per il corretto utilizzo dei sistemi AudioCodes. Ovviamente io sono qui, sapete come raggiungermi perché mi potete scrivere su support@sintel.com, alcuni di voi già mi conoscono. Sia per quanto mi riguarda vi posso dare qualsiasi tipologia di supporto in quanto vi seguo sia nella fase di prevendita e di post vendita. Eventualmente, se ritengo il caso, possiamo tranquillamente coinvolgere anche la parte di supporto tecnico di AudioCodes direttamente, avendo il contatto diretto per darvi una risoluzione al vostro possibile problema in tempi veramente brevi. Allora, io vedo una Sì. domanda. La domanda è disponibilità di upgrade degli SBA attuali a Skype for Business. Allora, la premessa è che ad oggi la soluzione SBA funziona nell'architettura Skype for Business Esatto. e in ogni caso non è ancora disponibile, se volete, la versione per Skype for Business, quindi diciamo specifica, no? Quindi, non so se si chiamerà ancora SBA, credo di sì. In ogni caso, tutto quello che voi avete visto prima, per cui SBA, ma anche la parte, se volete, di PC, di telefoni, laddove arriveranno disponibili le nuove immagini, i nuovi firmware, i nuovi software, si tratterà semplicemente, banalmente, di fare un upgrade, quindi senza costi aggiuntivi. Per cui la risposta a Esatto. questa alla domanda è sì, quando sarà disponibile, diciamo, la nuova immagine da Microsoft. Basterà fare semplicemente un upgrade. È quello che, se volete, è un po' successo quando noi siamo passati da Lync 2010 a Lync 2013, ovvero le macchine SBA arrivano tuttora con preinstallata ad oggi l'ultima versione, per cui 2013, ma all'interno della scatola voi trovate due dongle USB di recovery, una con l'immagine 2013 e una con l'immagine 2010, per cui quella che è l'immagine che a voi serve, voi la potete attivare. La stessa cosa ovviamente verrà fatta per il passaggio, diciamo così, a Skype for Business. Vedo anche un'altra domanda, sarà un upgrade in place o si dovrà riformattare tutto come l'upgrade dal 2010 al 2013? Credo che la risposta sia che l'immagine sarà diversa, per cui sarà comunque Esatto. da fare un boot e da ripartire, quindi ovviamente la chiavetta che noi metteremo a disposizione sarà Autoinstallante. pronta, autoinstallante, per cui sicuramente non penso sarà un semplice upgrade. Ad oggi non abbiamo ancora i dettagli, ma li stiamo aspettando da Microsoft. Esatto, anche perché poi dopo una volta installata la chiavetta e finita l'installazione della nuova immagine SBA 2010-2013 o per il nuovo Skype for Business, riallineamento con la configurazione è il classico, quindi tipicamente al primo login c'è Wizard che vi fa, seguendolo passo dopo passo, vi permette di riallineare immediatamente la vostra installazione, quindi è estremamente rapido la riconfigurazione del sistema una volta che è stato aggiornato. Quindi diciamo tutto quello che è l'eventuale, diciamo così, passaggio dall'architettura Link all'architettura Skype for Business è ovviamente garantito e supportato, per cui non ci saranno problemi di release. SBA abbiamo già risposto, ma per quanto riguarda invece tutto il mondo gateway SBC, noi sappiamo che quello che funziona oggi con Link funziona già con Skype for Business. Questo vale ovviamente anche per i telefoni. È chiaro che quello che avete visto prima, introdurre il codec Silk, è specifico per Skype for Business, in quanto Link utilizzava RTA. Però ecco, non ci aspettiamo nessun problema. Voglio dire, io migro l'infrastruttura da Link a Skype for Business, tutto quello che ho in campo continua a funzionare. Se ci sono altre domande potete scriverle direttamente nella vostra chat.
No, scusate che la vedo piccolina. Allora, nella versione che verrà in futuro, la leggo anche per gli altri, nella versione che verrà in futuro, cioè utenti Sky for Business in cloud e gateway on-premise, come avverrà la comunicazione con il cloud Office 365? Allora, nella versione in cui sarà tutto in cloud, in realtà non sarà tutto in cloud, ovvero comunque io on-premise, al di là del gateway che mi fa, diciamo, la connessione verso la linea telefonica, io dovrò comunque avere un'istanza, se volete, minima, comunque ridotta del mediation server. Certo. Per cui non sarà solamente un gateway tradizionale che manderà fuori la telefonata, ma ci sarà all'interno dell'apparato, dell'appliance audio codes, comunque ci saranno degli elementi, delle componenti Microsoft per garantire questo discorso. La gestione invece degli utenti sarà totalmente nel cloud, per cui l'utente farà login, si registrerà, sarà gestito direttamente dal cloud. Non so se ho risposto alla domanda. Cioè, ad oggi nella soluzione ibrida come funziona? Funziona che se io ho un utente online, io lo devo migrare, per cui quell'utente non sarà più online, ma sarà un utente on-premise. In futuro sarà un utente online, resterà un utente online, ma come vi dicevo, ci sarà comunicazione tra gli elementi Connettore, sì. del cloud e l'elemento locale, che sarà, ripeto, un'istanza di mediation server con delle limitazioni, ma che comunque sarà sufficiente per farvi telefonare. Vedo forse un'altra domanda. Allora, in questo caso, se non ha, scusate, perché se non si raggiunge Office 365 perché internet è down, a meno di non avere l'OVR, non avrò più la telefonia. Allora, la risposta è parzialmente sì, nel senso che chiaramente se io perdo la connettività WAN, l'utente automaticamente non è più registrato, quindi non chiama. È chiaro che se io ho il telefono audio codes e comunque localmente devo avere l'apparato audio codes, con la soluzione di OVR io attivo la sopravvivenza e quindi il telefono continua a chiamare. Quindi la risposta è sì, credo di poter dire che funzionerà allo stesso modo anche con SDA, per cui comunque sarà garantito, perché a quel punto, ripeto, l'utente sarà gestito localmente, che poi venga gestito tramite la componente OVR o tramite la componente SBA o come si chiamerà il nuovo SBA, la sopravvivenza sarà garantita anche in questo caso. Spero di aver risposto. Se ci sono altre domande, fate pure, tanto siamo in pochi. Ok, Max, credo che non ci Sì, siano altre domande, se tu le vedi dimmele, io non le vedo. no, non vedo altro. Comunque sia, se per qualsiasi altra domanda futura avete le nostre mail, ci potete scrivere direttamente e vi cercheremo di rispondere quanto prima, ovviamente. Poi, alla fine di questa sessione, sarà mia cura ma inviarvi tutto ciò che è la documentazione sia della presentazione che della registrazione, così avrete anche tutti quanti i vari dati successivamente. Va bene, possiamo chiudere qua, penso Paolo, no? Sì, allora grazie a tutti e quindi spero magari di trovare ancora qualcuno di voi nelle prossime sessioni e in ogni caso, come diceva Massimiliano, i nostri contatti ce li avete, per cui per qualunque cosa siamo a vostra disposizione. Quindi io per il Grazie. momento vi saluto, vi auguro un buon weekend e alla prossima. Mi aggiungo anche io a questo augurio e ci vediamo fra una settimana, il 18 dicembre, per parlare dell'SBC. Buon fine settimana a tutti quanti.